La Costituzione italiana è una Costituzione aperta all'Europa e quindi la Corte Costituzionale, che è custode della Costituzione, è indirettamente anche chiamata a custodire il rispetto dei principi europei. La parola Europa, in vero, compare molto tardi nel testo della Costituzione. È la riforma del 2001 che, nel nuovo articolo 117, al primo comma, ha esplicitato che il legislatore deve rispettare, oltre che la Costituzione, anche i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Però l'apertura sovranazionale e internazionale della nostra Costituzione è presente sin dall'origine, in uno dei principi fondamentali, in particolare nell'articolo 11, che dice: l'Italia consente in condizioni di parità con gli altri Stati alle limitazioni di sovranità necessaria un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le nazioni, e promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo. Qui la parola chiave, o meglio l'espressione chiave su cui porre l'attenzione è limitazioni di sovranità. A pensarci è quasi un ossimoro. Lo Stato tradizionalmente si caratterizza e si differenzia dagli altri enti perché è un ente sovrano, cioè indipendente dagli altri Stati. È dotato di un potere ultimo che non conosce autorità ad esso superiori. Questo significa sovranità. Superiore non reconoscens si dice tradizionalmente. Invece, la nuova Repubblica nasce ponendo tra i suoi pilastri fondamentali un principio che afferma che la sovranità esiste ma è limitata. Ed è limitata perché lo Stato vive in una relazione di interdipendenza con gli altri Stati. L'Italia consente alle limitazioni di sovranità, l'Italia promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte allo scopo di assicurare la pace e la giustizia fra le nazioni. Così l'articolo 11 sin dalle origini. Questa apertura ai rapporti con gli altri Stati, anche quando questo comporti limitazioni del potere ultimo dello Stato, è una chiara reazione al regime fascista che invece si basava su idee opposte esaltava la guerra, la colonizzazione e anche la chiusura dello Stato su se stesso. Rileggendo i lavori preparatori dell'articolo 11 emerge con chiarezza che i Costituenti avevano in mente uno Stato aperto, aperto innanzitutto all'Europa, ma anche ad organizzazioni più ampie, come ad esempio le Nazioni Unite. Non bisogna dimenticarsi che la scrittura della Costituzione italiana e la nascita del progetto europeo di fatto sono coeve. Nascono tutte e due subito dopo la seconda guerra mondiale e vanno di pari passo, si sviluppano di pari passo, entrambi reagendo ai conflitti mondiali e ai totalitarismi che avevano devastato il continente europeo nella prima metà del secolo. Il manifesto di Ventotene di Altero Spinelli è pubblicato per la prima volta nel 1944. I protagonisti della costruzione europea sono gli stessi, o almeno uno di essi è anche protagonista della ricostruzione italiana, Alcide De Gasperi, che insieme ad Adenauer, Monet e Schumann concepisce l'integrazione europea ed è protagonista in Italia come Presidente del Consiglio dal 1945 al 1953. La famosissima dichiarazione Schumann che riassume lo spirito dell'epoca e dà l'abbrivio al processo di integrazione europea è del 9 maggio 1950. Il primo trattato dell'Unione Europea, la CECA, la Comunità Economica del Carbone e dell'Acciaio, è del 1951. Un piccolo seme da cui poi con gradualità ma con un passo fermo e costante è fiorita l'Unione Europea così come la conosciamo adesso». Insomma, la Costituzione del 48 nasce nello stesso spirito, nella stessa epoca in cui si elaborano tutti questi principi europei e l'Italia, per l'appunto, era tra i paesi fondatori dell'Unione Europea. Ora, la Corte Costituzionale, il cui compito fondamentale è appunto quello di garantire il rispetto della Costituzione e di tutti i suoi principi, evidentemente è stata chiamata sin da subito anche a garantire l'apertura sovranazionale dell'ordinamento italiano voluto dalla Costituzione stessa. Ma se ci pensiamo bene, in qualche misura la Corte si trova in un crocevia. Da un lato deve garantire che il legislatore rispetti i principi costituzionali nazionali e dall'altro deve garantire che lo stesso legislatore osservi il diritto europeo. In molti casi non c'è contrasto, non c'è contraddizione tra queste due funzioni, ma in altri casi conciliare questi due aspetti non è stato semplice. Non è stato semplice anche per delle ragioni strutturali. Il diritto europeo ha delle caratteristiche particolari che lo distinguono anche dal diritto internazionale. Infatti, normalmente quando si parla di diritto europeo, si parla di un diritto sovranazionale proprio per distinguerlo dal diritto internazionale tradizionale. E questi due principi sono, da un lato, il primato del diritto dell'Unione su quello degli Stati membri, e dall'altro il suo effetto diretto. Questi principi sono stati esplicitati dalla Corte di giustizia dell'Unione europea negli anni 60 e 70, quindi subito all'inizio del processo di integrazione giuridica europea. Cosa significa primato del diritto europeo. Significa che in caso di conflitto di non armonia tra una legge nazionale di uno stato membro e un principio dell'Unione Europea deve prevalere il secondo e questo per un'esigenza innanzitutto logica. Se si vuole costruire un diritto comune non è possibile consentire a una delle sue parti, a uno degli Stati, di derogare dai principi comuni perché altrimenti questi non sarebbero affatto comuni. Quindi i principi europei devono prevalere sui principi nazionali. La seconda caratteristica, il secondo principio che contraddistingue il diritto europeo è quello dell'effetto diretto. Cioè diversamente dai trattati internazionali, molte norme del diritto europeo a determinate condizioni. Non hanno bisogno di essere tradotte, trasposte in leggi nazionali per poter essere applicate. Le autorità dei singoli Stati membri possono direttamente dare esecuzione ai principi del diritto dell'Unione. Questi due principi, primato ed effetto diretto, hanno prodotto un certo terremoto nell'ordinamento giuridico italiano, soprattutto perché hanno dato potere a tutti i giudici italiani, non solo alla Corte Costituzionale, ma a tutti i giudici ordinari, di applicare direttamente il diritto dell'Unione Europea, anche se necessario, disapplicando, mettendo da parte. Le norme delle leggi nazionali in caso di contrasto o di disarmonia fra i due. Un piccolo terremoto, perché se noi guardiamo ai principi costituzionali che riguardano il potere giudiziario, l'articolo 101 della Costituzione afferma che i giudici sono soggetti alla legge, cioè. La legge deve essere sempre applicata in sede giudiziaria devono essere risolti i casi, le controversie, applicando la legge nazionale. Nel caso di dubbio con la Costituzione i giudici non possono disapplicare la legge ma devono rivolgersi alla Corte costituzionale. Non è così nel caso del diritto europeo perché i giudici che appunto normalmente devono applicare la legge quando c'è un contrasto col diritto europeo invece possono disapplicarla. Quindi spetta a loro, in virtù dell'ingresso dell'Italia nell'ordinamento dell'Unione europea, valutare se la legge nazionale debba essere applicata oppure disapplicata per contrasto con il diritto dell'Unione europea. Si può comprendere che questo potere attribuito dall'Unione a tutti i giudici abbia portato un cambiamento assai rilevante nella cultura giuridica e costituzionale. E la Corte Costituzionale ha dovuto compiere un lungo cammino comunitario. Questa è un'espressione usata da un grande costituzionalista, Paolo Barile, appunto a commento della giurisprudenza della Corte Costituzionale italiana in materia di rapporti con il diritto europeo. Dapprima la Corte Costituzionale italiana ha opposto un po' di resistenza al riconoscimento di questo potere dell'effetto diretto o meglio di questo principio dell'effetto diretto e del primato del diritto europeo poi gradualmente l'ha accettato negli ultimi anni soprattutto a partire da una sentenza della fine del 2017 la corte costituzionale ha precisato che è compito di tutti i giudici giudici ordinari e corte costituzionale garantire la piena applicazione e la prevalenza del diritto europeo nell'ordinamento interno e questi organi giurisdizionali, giudici ordinari e Corte Costituzionale devono lavorare in uno spirito di leale collaborazione fra di loro e con la Corte di giustizia dell'Unione europea per garantire la migliore tutela dei diritti dei cittadini. effetto diretto primato del diritto europeo garantito sia dai giudici che dalla Corte Costituzionale. Però bisogna fare una precisazione perché, per la verità, la Corte Costituzionale ha affermato che la prevalenza del diritto europeo sul diritto nazionale non è senza limiti, ci sono alcune condizioni perché esistono nel tessuto della Costituzione italiana alcuni principi fondamentali che non possono mai essere messi in discussione, sono definiti dalla Corte principi supremi. In altri ordinamenti si parla di clausole d'eternità, cioè principi che non possono essere neanche modificati con la revisione costituzionale. Così la Corte ha stabilito a partire da una sentenza la numero 1146 del 1988. Per esempio, il nucleo essenziale dei diritti fondamentali della persona, i principi essenziali della democrazia, la separazione dei poteri, dello stato di diritto, in particolare il diritto di agire in giudizio da parte dei cittadini per ottenere garanzia e tutela dai giudici, tutti questi principi non possono essere cancellati o modificati. Perciò richiede la Corte Costituzionale che anche il diritto dell'Unione Europea che pure abbiamo detto prevale sul diritto interno in virtù del primato anche a livello costituzionale, però incontra questo limite, questa esigenza che i principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale siano sempre e comunque garantiti e rispettati. C'è un'espressione secondo me molto efficace per esprimere questo concetto. Si è parlato di controlimiti. Controlimiti alle limitazioni di sovranità. Cioè, se è vero che la Costituzione accetta le limitazioni di sovranità per partecipare a un ordinamento più ampio, a un'organizzazione europea che coinvolga tutto il continente. Tuttavia, queste limitazioni di sovranità a loro volta non sono assolute o illimitate, sono accettabili solo se servono a costruire delle organizzazioni che si basano e rispettano i principi cardine della democrazia costituzionale su cui anche l'Italia si fonda. Limitazioni di sovranità e controlimiti segnano lo spazio dell'unificazione giuridica europea consentita dalla Costituzione italiana. Anche altri ordinamenti hanno elaborato principi simili, hanno percorso dei cammini comunitari simili a quelli che ha compiuto la Corte costituzionale italiana, e in particolare nozioni analoghe a quelle di limitazioni di sovranità e controlimiti si trovano nell'ordinamento tedesco e più recentemente anche in quello spagnolo, francese e in quello di tutti i paesi del Centro ed Est Europa. Ma soprattutto è interessante notare che questa idea della limitazione di sovranità, a sua volta limitata, è in perfetta armonia con lo spirito europeo che ha voluto unificare il continente anche dal punto di vista giuridico, però senza annullare le diversità tra le varie identità nazionali. Ricordiamoci che il motto dell'Unione europea è unita nelle diversità. Dunque, l'unità dell'Europa dal punto di vista giuridico non richiede di sacrificare le particolarità nazionali, le identità nazionali. Ed è bene ricordare che lo stesso trattato dell'Unione europea, l'articolo 4, paragrafo 2, afferma che l'Unione non solo rispetta l'uguaglianza fra gli Stati membri, ma rispetta la loro identità nazionale così come è scritta nella loro struttura fondamentale, politica e costituzionale. Unire, creare un, una unità europea non significa perdere l'originalità delle varie esperienze e delle varie tradizioni giuridiche. L'armonizzazione del diritto che la costruzione europea ha comportato non richiede una totale uniformazione. L'idea fondamentale dell'Europa e del diritto è quella di un pluralismo costituzionale, principi comuni e diversificazioni con flessibilità per lasciare spazio alle identità proprio nel rispetto della struttura fondamentale dell'unione che appunto vuole unire rispettando le diversità. Tenere questo equilibrio, unificazione rispettando le diversità, però... È un compito difficile, che ha bisogno, per potersi svolgere, di preservare ambiti e procedure per consentire il dialogo fra le istituzioni nazionali e quelle europee, perché è nel dialogo e nell'incontro anche fra le istituzioni che le diversità possono trovare una risposta comune, e questo vale anche per gli organi giurisdizionali e le corti costituzionali. In Europa, infatti, si è sviluppata un'importante prassi di dialogo fra le corti, a cui la Corte Costituzionale italiana ha dato un importante contributo. Come avviene questo dialogo? Questo dialogo si avvale di una procedura prevista dai trattati denominata rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea e oggi è regolato dall'articolo 267 del Trattato dell'Unione Europea. È un sistema simile al giudizio incidentale conosciuto nel nostro ordinamento nazionale che permette ai giudici ordinari di rivolgersi alla Corte Costituzionale per eh, presentarle delle questioni di legittimità costituzionale. Non a caso questo rinvio pregiudiziale europeo è frutto di una proposta che viene proprio da un italiano, da Nicola Catalano, che poi fu giudice anche alla Corte europea. Questo strumento consente ai giudici nazionali che si trovano a risolvere dei casi dovendo applicare il diritto europeo di interrompere e sospendere il loro giudizio per rivolgersi alla Corte di giustizia nel caso abbiano bisogno di chiarire dei punti dubbi o di interpretazione o di validità del diritto europeo. Questo strumento è stato lo strumento più potente per assicurare una vera piena effettività del diritto europeo in tutta Europa e la Corte Costituzionale recentemente ne ha fatto uso. Ma per lungo tempo. Eh, ha avuto un atteggiamento piuttosto reticente, anzi, in una decisione del 1995 aveva addirittura escluso di potersi rivolgere alla Corte di giustizia per risolvere dubbi sul diritto europeo. Il timore era anche teorizzato dai commentatori era che usare il rinvio pregiudiziale potesse apparire come un atto di soggezione da parte della Corte Costituzionale italiana, il supremo organo di garanzia costituzionale, verso il giudice europeo. Ma non è così, dialogare non significa mettersi in soggezione, anzi è un atto di parità. E negli anni più recenti la Corte Costituzionale ha sfruttato questa opportunità di dialogo con la Corte di Giustizia, soprattutto a partire dal 2013, ha utilizzato questo strumento più e più volte. In particolare, bisogna ricordare un famoso caso, il caso Taricco, in cui la Corte Costituzionale italiana ha ingaggiato un serrato dialogo con la Corte di giustizia in materia di prescrizione per alcuni reati di frode fiscale. All'esito di questo confronto i principi costituzionali italiani in materia di prescrizione, che sono un po più rigorosi rispetto a quello che aveva inizialmente previsto la Corte europea, non solo sono risultati pienamente preservati in Italia, ma sono anche diventati parte del patrimonio e dei principi europei. Lo stesso è accaduto in altri ambiti, per esempio ovviamente in ambito economico, perché l'integrazione europea ha riguardato molti aspetti della vita economica, in ambito di diritti sociali, ma anche in ambito penale. Il confronto con la Corte di giustizia da parte della Corte costituzionale italiana è stato sempre condotto con uno spirito costruttivo e non conflittuale. In questo caso, in questo caso Taricco, ma anche in altri casi, si è proprio potuto constatare che il dialogo fra le corti nazionali e europee attraverso il rinvio pregiudiziale è uno strumento fondamentale per costruire tradizioni costituzionali comuni in tutta Europa, all'insegna di una sempre più forte garanzia dei diritti dei cittadini. Ecco, bisogna ricordarsi di questo aspetto. Il compito ultimo delle Corti, siano esse giudici comuni, Corti europee, Corti costituzionali, è trovare una modalità per garantire nel modo più pieno possibile i diritti dei cittadini. Per questo, coltivare relazioni collaborative e proficue fra i diversi organi giurisdizionali è un aspetto non secondario per assolvere pienamente il compito che la Costituzione affida a tutti i giudici, compresa la Corte costituzionale, che è quello della garanzia dei diritti.